Al centro estivo APR di Ronchi a Marina di Massa, nuova visita di rappresentanti delle istituzioni. Una prima volta per due sindaci, uno pistoiese e uno della provincia che accoglie ragazzi, volontari e operatori dell'Associazione Pistoiese per la Riabilitazione. A visitare il centro sono stati infatti accolti con un calore e una gioia che non finisce di stupire chi fa l'esperienza Alessandro Volpi, sindaco di Massa, e Giuseppe Bellandi, sindaco di Montecatini Terme. Si tratta di incontri con rappresentanti della politica che si ripropongono nel periodo di queste vacanze estive e che hanno, oltre all'aspetto umano, il valore di far conoscere o far conoscere meglio a chi ha il ruolo di responsabilità pubblica quanto viene fatto in realtà come l'APR, dove vivono giorni di gioia persone per le quali, in un passato non troppo lontano, entrare in uno stabilimento balneare era una chimera, prima ancora che per l'incomprensione di gestori e ospiti, e è cosa su cui riflettere per i timori delle proprie famiglie. Un'esperienza mi sembra molto bella, che mette insieme tante realtà che sono realtà importanti, quindi penso sia un'iniziativa che vada sostenuta e insomma, caldeggiata, perché ha riflessi importanti anche per questo territorio. Si apprezza tutto, si apprezza la vostra struttura sia fisica ma soprattutto la struttura umana che è essenziale come in tutte le cose. Struttura umana, parlo di questi ragazzi, di questi volontari che sono veramente complimenti meravigliosi, anche la cucina e anche il fatto che voi abbiate capito che queste persone che hanno difficoltà possono fare una vita serena e normale in questi ambienti con le loro famiglie e con questi volontari che rimane, siamo sempre lì. La Toscana sarà rissosa, sarà a volte anche cattiva, a volte che troppo campanile, però quando si tratta di dare una mano in questo, il volontariato toscano è inimitabile. Il sindaco ha messo l'accento su un aspetto importante che evidentemente è accolto subito, perché forse è vero che si sente nell'aria un pochino questa non tristezza, questa non depressione, ma forse questa diciamo una parola semplice, allegria, serenità, poi uno può decidere come dirla, ma questa allegria, io ho visto quando facevate, avete festeggiato un compleanno e avete convinto questo ragazzo preso da timidezza, dalla sua pressione, a venire al tavolo insieme a noi, ecco, questo vale. Vale un anno di lavoro, insomma, anche, ve lo dico anche da vecchio del mestiere, vale veramente tanto. Lo fa il volontariato, a volte la istituzione su queste cose non ce la fa, proprio non ce la fa, perché noi abbiamo protocolli rigidi, tempi di lavoro, cioè, tantissime cose che non ci permettono di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Magari lo vorremmo fare, ma no, non ce lo permette.